Salve a tutti, per le guide di Sodi Linux, questo piccolo video lezione sarà centrato sulle risorse online per il docente. Questo è un ambiente che abbiamo creato oltre ad accessi rapidi alla didattica, informazioni su Sodi Linux e le utility per la post installazione. Lì, risorse online per il docente, abbiamo selezionato poche cose, ma di grande aiuto, che adesso andrò a raccontare. Allora, perché fanno la differenza con gli altri sistemi operativi? In quanto all'interno dello stesso Sodi Linux ci sono qui un collegamento a SD Quadro, che diciamo è il luogo dove vive Sodi Linux, il centro tecnologie didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La formazione, questo è un ambiente di formazione, queste sono video lezioni in matematica, ma il sito ufficiale, i tutorial in particolare, e poi poter dettare al computer, poter programmare per le stampanti 3D. Wikidia, Wikipedia e Wikiversita, che sono, diciamo, i wiki che noi sponsorizziamo con Sodi Linux. Ma andiamo con ordine. SD Quadro. SD Quadro è l'ambiente, nel mondo nel quale nasce Sodi Linux, voglio dire l'ITD. Qui trovate una banca dati del software che, se volete conoscere, c'è veramente tantissimo. Spunti di riflessione e approfondimenti sui software e l'ambiente formazione che andremo a vedere. Quindi è un ambiente molto interessante che vale la pena esplorare, in particolare se si vuole intraprendere qualche pista di lavoro per vedere se ce n'è qualcuno che l'ha già fatta e se ci sono delle esperienze da condividere. L'altro ambiente che voglio sottolineare molto è la formazione. L'ambiente di formazione dell'Istituto Tecnologie Didattiche. Ci sono corsi gratuiti aperti ed è un peccato non conoscerli, che potete frequentare. Vedete tecnologie di inclusione, inclusione del valore della differenza. Sono gratuiti, non costano niente, è una formazione che potete fare semplicemente ascoltando queste video lezioni e rispondendo dei questionari, e in questa maniera voi potete acquisire l'attestato di formazione. Sono dei video, un'ora, un'ora e mezza ciascuno, cercate quello del vostro interesse e potrete in questo modo essere, qualcuno l'ho anche fatto anch'io, potrete acquisire della formazione certificata e qualificata dall'Istituto delle Tecnologie Didattiche. Ecco, quindi dall'interno di Sodi Linux si può accedere a un ambiente di formazione assolutamente gratuito. Questo è un ambiente Khan Academy, un ambiente per le video lezioni in matematica di qualsiasi livello. Voi partite praticamente dalla prima elementare, vedete, matematica elementare, saper contare, introduzione alla sottrazione e avanti fino alla università. Abbiamo pensato di mettere questo collegamento perché veramente è un'opera grandiosa, è utilizzata da migliaia di persone tutti i giorni in tante lingue, possono contribuire anche gli insegnanti, e la matematica è uno di quegli ambienti dell'apprendimento piuttosto ostici. Salman Khan ha avuto la grandissima idea di cominciare a insegnare matematica a suo nipote dall'altra parte dell'America con delle video lezioni. Il successo è stato grandioso, ha avuto un finanziamento enorme dalla Google Foundation e ha fondato questa Khan Academy, che noi vi presentiamo e vi diamo la possibilità di seguire. Anche questo è un sito gratuito, diciamo un servizio gratuito. Poi, ovviamente, il sito di Rai Scuola con tutta la potenza di questa offerta didattica è un sito enorme, voi potete trovare di tutto veramente, i podcast, documenti storici, scientifici, linguistici, letterari, la storia raccontata in video dagli inizi del secolo scorso, quindi è un peccato non poter usarlo nelle scuole, tenendo conto di quanta cultura la televisione di Stato ha fatto e sta facendo, e voi potete assolutamente ottenerla. Da questo collegamento potete raggiungerla. Poi
Poi il sito ufficiale di Sodi Linux che vi permette di raggiungere tutte le iniziative, i tutorial, scaricare Sodi Linux, qui Sodi Linux Orizzonti, le nuove versioni e quant'altro. Potete accedere anche al nuovo sito di tutorial che metteremo qui. Tutorial, video lezioni per poter gestire la macchina. Adesso c'è un ambiente interessante che è Speech Notice, cioè io posso dettare al PC. Allora c'è da fare un discorso particolare perché il programma di dettatura che è Speech Notice, eccolo qui, non funziona più con Google Chrome, Chromium, eccolo qui, Google Chromium non funziona più, parte Google Chromium. Allora per risolvere questo problema bisogna installare Google Chrome e allora un po' funziona. L'abbiamo verificato. Allora io per semplicità ho fatto un lanciatore. L'ho spiegato in un'altra video lezione. Ho creato un lanciatore di una posizione. Praticamente speechnote.co l'ho messo qui. Faccio vedere come si fa perché in realtà è un bug da risolvere. Ma eccolo qui. La posizione è questa. Copia, la metto qui. Incolla e qua scrivo dettare al PC, dettare al PC. Perfetto, l'immagine avevo preparato dettare al PC, eccola qua. Dettare al PC, metto due trattini per diversificare da quello che ho già fatto, non metto nessun commento. Ok, ecco questo qui, però questo è quello che ho fatto io. Dovrò dire nelle proprietà che sia aperto non con Chromium ma con Google Chrome. Dopo aver fatto la post installazione si installa Google Chrome. La post installazione si fa da qui. Utility Sodino Extra che c'è già Google Chrome. Ecco, una volta installato Google Chrome si fa lanciare questo lanciatore e il servizio, adesso vedrete, è un servizio strepitoso. Io avvio, questa è l'interfaccia, voi potete mettere la punteggiatura, potete spedire in posta quello che fate, salvare, stampare e quant'altro. Date un'occhiata. Adesso io ho detto qualcosa a questo computer e spero che voi riusciate a leggere quello che sto scrivendo. Metto una virgola, metto un punto. Punto e continuo la dettatura. Tenete conto che lui scrive tutto quello che voi dettate. Vedete, qualche volta fa degli errori, basta tornare indietro e cancellarlo, però è abbastanza preciso. Potete usare questo sistema anche come strumento per l'educazione linguistica, perché basta andare qui e cambiare la lingua. E poi dettare per esempio in inglese. Andate a cercare l'inglese, ecco, inglese in India o in Australia, facciamo in Australia. Good morning. E non l'ha scritto, ah, perché c'è il microfono scritto, chiuso. Hello, I am Francis. Come vedete, ha scritto giusto. E ho cambiato lingua. È uno strumento eccezionale che come tecnologia assistiva è anche potente. E la punteggiatura potete metterla a mano, potete usare la tastiera e quindi andare via spediti. Poi il testo lo potete copiare, incollare, fare qualsiasi cosa. Ecco, non voglio entrare più di tanto, è tutto da esplorare. Allora, poi c'è SugarCAD dell'Indire, questo programma messo a disposizione dell'Indire per la stampante 3D. L'abbiamo messo perché merita di essere conosciuto, specialmente chi si addentra in questo tipo di programmazione. E poi i sistemi di ricerca e conoscenza che noi sponsorizziamo, Wikidia, Wikipedia, Wikiversita. Wikidia è fantastico, è tutto da conoscere, da esplorare, da implementare, da aiutare perché è un'enciclopedia per ragazzi dagli 8 ai 13 anni e quindi è tutto da implementare. Chi collabora con Wikidia non fa altro che arricchire questo enorme, diciamo,
diciamo, deposito di conoscenza autocostruita, astronomia, vedete, anatomia, storia, diritto, poi c'è l'ambiente elementare, media. Diciamo che è uno sposalizio con su di Linux eccezionale, perché noi crediamo nella conoscenza costruita, e questa è proprio una conoscenza costruita, autocostruita e sviluppata dai ragazzi a disposizione degli altri ragazzi, diciamo una Wikipedia per ragazzi. Non c'è altro da dire per quel che riguarda le risorse per il docente. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per le guide di Sode Linux, Francesco Fusillo, buona conoscenza di queste funzioni.